Con il trascorrere del tempo e con la pubblicazione delle lettere di Moro, all'inizio accorate, implorate, ma in seguito pervase da risentimenti sempre più oscuri e minacciosi nel cilindro democristiano, che aveva come organo operativo un comitato composto dal segretario Benigno Zaccagnini e dai fidati consiglieri Guido Bodrato, Giovanni Galloni, Franco Salvi e Giuseppe Pisano. Cominciarono a serpeggiare inquietanti interrogativi. Quale Aldo Moro si sarebbero ritrovati di fronte? I suoi amici della DC una volta libero? Certamente non più il mite professore che dialogava con gli studenti e neppure il democristiano protagonista di sopraffini compromessi. E quanto dello statista artefice delle più ardite operazioni politiche, dal centro-sinistra al compromesso storico. Sarebbe sopravvissuto nell'uomo inevitabilmente trasformato da una così devastante esperienza. Anche perché nel mentre i messaggi si succedevano implacabili, altrettanto implacabile